Mi sono innamorata di Michelangelo, del Rinascimento e della dinastia dei Medici quando avevo 19 anni. Quindi, presi la decisione di proseguire i miei studi a Firenze subito dopo la laurea. Ma poi ci rimasi a vivere. Poco tempo dopo cominciai a sentire la mancanza del mio Messico, per cui mi avvicinai al consolato di Firenze per collaborare nella promozione del mio paese, accorciando le distanze attraverso la cultura. Un giorno, la figlia di Diego Rivera, in una visita a Firenze, ci chiese di accompagnarla alla Biblioteca Medicea Laurenziana per ammirare un antico manoscritto che fu di ispirazione per suo padre, La Historia General de las Cosas de Nueva España, meglio conosciuto come Codice Fiorentino. Testimonianze della vita degli Aztechi, raccolte e trascritte in 12 libri. Frutto di 30 anni di lavoro del frate Bernardino de Sahagún dopo la conquista spagnola nel XVI secolo e salvate dalle fiamme dell'Inquisizione grazie alla dinastia dei Medici. Scoprì così un antico legame lungo 500 anni che collega il Messico a Firenze e dove le mie passioni si incontrano. Michelangelo costruisce la Biblioteca Medicea Laurenziana, destinata a conservare la fonte principale per lo studio della civiltà azteca del Messico, collezionata dai Medici a Firenze. Nel 2007, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il codice viene presentato al pubblico fiorentino. Ma la curiosità sulle storie della vita degli Aztechi cade soprattutto non sui sacrifici umani o sulle piramidi, ma sulla loro pregiata bevanda. Chocolate. Cioccolato. Nasce così la mia idea di progettare un laboratorio didattico da proporre alle scuole e ai musei sulla rotta dolce e amara del cioccolato, quale squisita scoperta che fa da sfondo al valore dello scambio culturale e della ricchezza che può derivare dall'incontro con l'altro. Ogni volta che dite cioccolato, state parlando in lingua Nahuatl per descrivere il cibo degli dèi, chocolate.